pomeriggio, ben ritrovati ad un altro appuntamento dell'Antipatico. Buon pomeriggio. Subito dopo il processo in diretta noi ci troviamo qui pronti a commentare la partita che si è appena giocata. Oggi abbiamo visto Palermo-Udinese 1-1. Due i rigori, uno segnato da Dybala, un altro che dobbiamo dire sbagliato, mangiato, maledetto da parte di Vasquez. Più che antipatico sono in... Non si sei arrabbiato, oggi cambiamo il titolo della trasmissione, lo chiamiamo l'adirato e non l'adirato, l'antipatico, sì. Tante le cose da dire perché è una partita che ci lascia con l'amaro in bocca. 13 punti quelli del Palermo, ma non siamo soddisfatti. Abbiamo visto un Palermo che ha messo il cuore in campo e non solo, abbiamo visto tanta qualità soprattutto da parte di Dybala e altri giocatori. Ma intanto io vedrei la classifica così ci apprestiamo a commentarla. Nel frattempo vi ricordo i nostri contatti, perché siete voi i tifosi i protagonisti della trasmissione. Per chiunque volesse mettersi in contatto con noi, 20 64 54, cioè il numero in sovraimpressione, oppure potete scriverci dei messaggi al 338 58 82 888. Noi li leggiamo su WhatsApp e commenteremo tutto. Salvatore, qui la classifica. Juventus primi in classifica a 28 punti, che oggi ha vinto 7-0 contro il Parma allo Juventus Stadium. E vediamo un Palermo appunto a 13 punti. Ultima. Sì, gli altri risultati, poi ci sono state le... Sì, gli altri risultati che matureranno appunto. No, no, che sono già maturati e li possiamo anche vedere in modo da sì, dare delle partite che appunto un quadro completo. Cagliari-Genoa 1-1, Chievo-Cesena 2-1, Empoli-Lazio 2-1, Fiorentina-Napoli che verrà giocata, Inter-Verona appunto che verranno giocate, Juventus-Parma 7-0, Palermo-Udinese 1-1, Roma-Torino da giocare, Sampdoria-Milan 2-2, Sassuolo-Atalanta 0-0. In questo momento il Palermo praticamente nella parte sinistra, sia pure in condominio con altre squadre della classifica, quindi dovremmo anche gioire. È vero che si giocheranno altre partite, ma le differenze potrebbero essere minime. Solo che io sono adirato e arrabbiato per due cose che non riesco ad accettare. Uno è l'arbitro che sì, ha commesso un errore gravissimo, del quale porterà il segno per tutta la vita, perché non è possibile non ammonire un giocatore che fa un fallo contro un giocatore lanciato a rete. È una cosa che non ho mai visto in nessun campo di calcio. E la seconda è quella che Dybala oggi ha giocato un'altra buona partita, ha segnato su rigore fino all'ultimo, è stato il protagonista del Palermo assoluto. Però al momento del secondo rigore si è sostituito Dybala con Vasquez. Di chi è stato? Io spero che... Guarda, ancora le dichiarazioni non sono, non ci sono pervenute, Salvatore. Ditemi questo, perché sennò non sono antipatico, sono antipaticissimo. L'unico pensiero che possiamo farci, ma è brutto anche da dire, ma per carineria, visto il rapporto che c'è tra i due, tra Dybala e Vasquez, visto il gol appena fatto da Dybala, lui avrà detto al compagno, vabbè dai, tiralo tu questo rigore. Io capisco tutto. Possiamo solo pensare questo. Sì, sì, capisco tutto, capisco qualunque cosa... Ma la logica quando una squadra va in campo è che c'è intanto una gerarchia, e questa gerarchia viene stabilita negli spogliatoi dall'allenatore, e poi c'è un'emozione che va tradotta subito in concretezza. Noi dobbiamo vincere contro l'Udinese, avevamo dimostrato di poterlo sì, fare in quel momento lì, a meno che era non mi dimostri. Mi dimostrino che era possibile il contrario, ma in quel momento lì c'era la doppietta di Dybala, un giocatore da portare subito sulle stelle dopo che ci aveva fatto vincere a Milano. Diamo spazio appunto ai protagonisti, Salvatore, ai tifosi, quindi rispondiamo alla prima telefonata. Pronto, chi è in linea? Buonasera, Calogero. Buonasera, Calogero, prego. Allora, oggi giustamente abbiamo perso due punti, abbiamo perso due punti effettivamente, perché... Perfetto. Il rigore di Dybala, l'espulsione deve essere di Dybala, perché non vedo che l'arbitro dentro l'area non ammonisca un giocatore già ammonito. Non so la sua preoccupazione qual era di questo dovere. Secondo me era giusto ammonire Dybala, già non ammonito e doveva andare fuori. E cambia la partita. Cambiava la partita. Certo. Perché in 10 uomini, loro 11, potevamo sbilanciarsi, in contropiede prendevano il gol. Poi non ho capito gli Alchini perché ha fatto questo cambiamento e fare tirare il rigore a Vasquez al posto di Dybala, perché se Dybala ha tirato bene il rigore, perché non provava di nuovo a farlo tirare Dybala? Ha cambiato? Io questa cosa non l'ho capito bene. No, Calogero, Calogero, restiamo in linea, tanto puoi parlare nuovamente. Non riesco a... dico, in questo momento penso che l'unico che non abbia responsabilità deve essere Iachini, perché altrimenti deve avere una ragione talmente importante da poterci spiegare quello che è successo. Noi una spiegazione... Benissimo che
Noi una spiegazione non ce l'abbiamo fino a questo momento e quindi dobbiamo vedere quello che è successo in campo. Se Dybala dopo una giornata del genere... Io ho pallone, ho fatto pure categorie abbastanza pure elevate, durante la settimana ce le allenavamo pure ai rigori e l'allenatore vedeva chi tirava bene il rigore o meno, giustamente. Esatto. Ora, non so perché ha fatto questo cambiamento, poi se io tiro bene il rigore io la prima volta il segno, perché non farlo ripetere di nuovo e farlo tirare all'alto? Ma perché? Si preoccupava che Calogero ti risponde in diretta, Calogero, perché... Calogero ti risponde in diretta perché sto leggendo in questo momento le dichiarazioni di Dybala che dice tanto ma sul rigore dice: sul rigore posso dire che avendo tirato io il primo era giusto che calciasse Franco il secondo. Ma non esiste. Se avesse segnato nessuno avrebbe detto niente. Ma certo che non avrebbe detto niente, ma nemmeno se avesse segnato solo Infatti Infatti ti ripeto che secondo me è una decisione presa appunto da Dybala. Ecco, allora questa è una decisione presa da due ragazzi che si stimano profondamente e che sono grandissimi amici, ma che in questo momento... Giovane Dybala 21 anni, giovane Vázquez, diciamo alle prime luci del calcio italiano, hanno sbagliato completamente misura. Perché Dybala segna il primo e segna il secondo, e il primo a essere contento di questo fatto è il signor Vázquez. Non esiste una cosa, io ne ho fatto uno, tu ne fai un altro. E allora se è un minuto dalla fine, io sto per fare gol, che fa? Aspetto che arrivi Vázquez da dietro per fargli fare l'altro gol. Questa partita non dovevano, era impossibile farlo. Io mi rendo conto, la stima, tutto quello che vuoi, ma ne ha dato prova con queste dichiarazioni. Se questa è la sapevamo già che non era una decisione di Iachini, e quello si sapeva, secondo me era già assodato. Giorgia, non mi far arrabbiare. Se questa è la dichiarazione di Dybala, ed è la dichiarazione a caldo di Dybala, è una dichiarazione preoccupante, perché un giocatore non può permettersi di far segnare un altro. Sei rigorista, è lui, quindi attenzione, non esiste assolutamente una cosa del genere, mi dispiace. Lo so Salvatore, hai perfettamente ragione, queste sono state le dichiarazioni, adesso cominciano ad arrivare i primi messaggi che noi commenteremo ovviamente. Parliamo del primo rigore e quindi del primo ammonito in casa udinese, Badu. Allora, il primo rigore è chiarissimo, c'è un intervento di Badu che ferma un'azione di Dybala. E lo stende a terra, trattenendolo, spingendolo, eccetera, eccetera. In quel momento lì Dybala è diretto verso la porta, è un'occasione pericolosa. Io ti devo dire la verità, avrei visto anche qualcosa in più di un semplice giallo. Il giocatore era già stato ammonito precedentemente, per un tuffo sul pallone così. Io mi chiedo, ma che regolamento abbiamo se un giocatore che si tuffa sul pallone è così... È rosso, deve essere rosso subito? Per me cioè eticamente è un cartellino rosso, sì. Per il nostro regolamento è un cartellino giallo. Io non solo denuncio una situazione del genere, ma quando il signor Badu prende Dybala e lo butta a terra, sì. E scusami se ti metto le mani addosso, ma oggi non ce n'è per nessuno, fatemi capire perché quello lì non è ammonizione ed espulsione. E soprattutto perché non c'è stata la seconda ammonizione, perché lo buttavi fuori e rimanevano in 10, e quindi dove stava il problema? Anche perché altre volte lui ha ammonito per cose anche minori. Assolutamente sì. Allora, gli ammoniti in casa udinese sono Badu, Allan, Piris, Pinzi e Cone. Un solo ammonito in casa Palermo, Sorrentino tra l'altro per proteste alla mancata ammonizione. Quindi è uno scandalo. È un dato che sicuramente ci fa riflettere. Io l'ho detto in trasmissione, sono adesso convintissimo di quello che dico, sono sereno, sono tranquillo che mi mangerei tutti, però ti dico, è uno scandalo, perché la partita sarebbe cambiata e non è assolutamente... Dice, ma tu le occasioni le hai avute. Oh, vabbè, ho capito che le occasioni le ho avute. Ma che significa? Se c'è una logica e un regolamento, il regolamento va rispettato. E quelle erano ammonizioni. Il giocatore andava fuori, il Palermo era 11 contro 10. Poi lasciamo perdere chi ha sbagliato. Ci saranno altre responsabilità e ne parleremo. Non sono ancora arrivate le dichiarazioni di Beppe Iachini, ma come abbiamo visto a fine partita, abbiamo visto l'allenatore andare verso l'arbitro, parlarci, e poi alla fine andare via dicendo sì, va bene, ok, c'è della serie. Magari l'arbitro avrà anche ammesso, tra virgolette, la sua mancanza. Ma l'allenatore arriva là dicendo, ok, va bene, adesso? Hai ragione, io ho avuto questa impressione, perché Iachini è andato lì, ed è andato lì con molta serenità, devo dire, dopo una partita tiratissima. Io sarei stato velenoso. Lui è andato lì, ha chiesto spiegazioni all'arbitro, e dalle battute che si è visto, l'arbitro è, come a dire, insomma, mi è sembrato un fallo di gioco, sì. Super giù, ecco questo. L'unica scusante dell'arbitro può essere, poteva essere quella. Un fallo involontario, cioè io ti ho ostacolato, però non volevo fare una cosa del genere. Invece no, ho rivisto bene,
quella è un'occasione in cui l'arbitro non può, non deve ammonire il giocatore, per cui rimane questo grosso qui, come si dice? Magone, in inglese. Stavo dicendo un'altra cosa siciliana, però il peso è lo stesso. Il peso è quello. Salvatore, analizziamo varie sfaccettature della partita. Un Palermo che ci ha messo il cuore, un Palermo combattivo, un Palermo che fino al 94esimo minuto gioca e combatte, non soltanto in attacco ma anche in difesa. Un Palermo sempre presente, forse qualche mancanza all'inizio gliela diamo perché un gol l'abbiamo anche preso, sì. Quindi è giusto mettere tutto in conto. Pensi che questo dipenda dal fatto che veniamo da una vittoria a San Siro, quindi comunque hai una carica diversa? Scarsa concentrazione, dici tu? Dico, abbiamo una forza diversa, è un Palermo che non vince dall'Udinese da X, un Palermo che comunque si vuole riconfermare, un Palermo che vuole dare qualcosa ai suoi tifosi. Come me lo descrivi? Io intanto ti ringrazio per il fatto di farmi parlare e non soltanto in risposta ai telespettatori. Il loro spazio è garantito, state tranquilli anche se state aspettando un momentino. Adesso daremo le... Ma era giusto, era corretto parlare un poco di questa partita che fa storia a sé perché il Palermo certo non è che sia una squadra che viene aiutata dagli arbitri in maniera incredibile, assolutamente. Ma... negli anni abbiamo presentato dossier incredibili sull'operato degli arbitri. Ecco, sì, hai ragione, poteva sussistere quel dubbio, ma sai, prendi gol al primo minuto è casuale il discorso, non è un momento, certo, di disattenzione, o meglio, lo è un momento di disattenzione, ma dovuto a tantissime cose. Stai cominciando la partita lì, ancora stai cercando la sistemazione giusta tattica, arriva un pallone, rimpalla, pom pom, e prendi gol. Vabbè, abbiamo sbagliato, ha sbagliato la difesa a piazzarsi, ha sbagliato Sorrentino, ok, abbiamo preso però un gol al primo minuto. Sì, poi il Palermo ne ha sofferto un tantino fino a capitalizzare la situazione, a rendersi pericoloso con grandissima intensità. Io sono d'accordo con quello che ha detto Vittorio Corradino, è un Palermo di grandissimo temperamento che ha giocato come giocava in Serie B, che ha fatto sua la partita e che avrebbe dovuto vincere a mani basse se non ci fossero state due concomitanze incredibili. E mi dispiace ripeterle, ma una è quella della mancata espulsione di Bado e quella di un rigore che deve tirare Dybala, perché è lui il giocatore baciato dalle stelle in questo momento. Va bene, rispondiamo alla prossima telefonata e poi continuiamo con i commenti. Pronto, chi è in linea? Pronto, buonasera, un saluto Vincenzo. Come? Vincenzo, buonasera. Prego Vincenzo. Buonasera. Stasera il Palermo a me ha divertito molto, anche se purtroppo il rigore che ha sbagliato Vázquez, comunque io ho visto una squadra abbastanza grintosa, ha voglia di fare bene e si è visto. Comunque il risultato non regala il giusto premio al Palermo di quest'oggi. Cosa si potrebbe fare in più con questa squadra? Io penso poco, alla fine il Palermo sta facendo un buon campionato. Secondo lei quali sarebbero i rimpostri giusti per cercare di avere un po' più di esperienza, magari lottare per cercare di restare in questa massima serie? Sì, Vincenzo, grazie, è una domanda pertinente, assolutamente apposta, però dici cosa bisogna fare. Se ti piace una donna ci devi andare a letto, se la guardi e lei ti fa l'occhiolino e tu non riesci a conquistarla, insomma qualcosa... Un po' di rabbia dentro ti manca. E a me pare che oggi il Palermo si sia comportato come uno timido, non timido nel senso di timidezza, come no, uno che abbia fallito una grande occasione avendo davanti una star del cinema. Perché non è possibile assolutamente che tu domini una partita, crei un sacco di occasioni da gol e poi prendi il palo. Abbiamo dimenticato il palo. Abbiamo dimenticato un palo. Di Dybala, quella palla spizzicata di testa che è andata alta e che invece poteva andare. Una porta maledetta. Una porta maledetta. Allora, certo, un pizzico di inesperienza è questo.
concorre al fatto che tu non sia riuscito a concretizzare con quella bella donna. E poi soprattutto qualche errore di troppo. E l'errore di troppo, purtroppo, altro che antipatico, divento nevrastenico oggi io. Mi dovete spiegare in maniera diversa, in maniera più razionale, in maniera più scientifica, perché Dybala ha lasciato il rigore a Vasquez? Ce lo chiediamo ancora, Salvatore, ce lo chiediamo ancora tutti. Rispondiamo alla prossima telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì. Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Penso che l'argomento fondamentale sia appunto il rigore tirato da Vasquez. Vorrei chiedere, ma secondo voi l'amicizia che c'è fra loro due ha portato Dybala a cedere il rigore? Perché non penso che ci sia altra motivazione. Essendo Dybala il rigorista, essendo Dybala l'attaccante, essendo Dybala in condizioni spettacolari e favorevoli al suo rendimento per adesso, non trovo la motivazione. Allora Marco, parliamone in maniera molto chiara e io cerco di essere sereno e obiettivo. Dybala ha ottenuto una consacrazione per l'esplosione di San Siro, cioè sì. Finalmente abbiamo trovato l'attaccante da 12 milioni. La considerazione di tutti. Zamparini in settimana si è speso in lodi sperticate e fin tanto che è arrivata Zamparini può essere un prodomo sua, ma l'elogio di Dybala è arrivato da più parti, da tutti. L'Udinese dice che il giocatore che teme di più è Dybala. Sì. Dybala si conferma, reagisce ad una situazione difficile. Il Palermo merita il rigore e meriterebbe l'espulsione di Badu. Dybala tira e fa gol. C'è un altro rigore, c'è una gerarchia. Dybala è il rigorista. Non riesco a capire, è assolutamente fuori da ogni logica e da ogni immaginazione che Dybala possa lasciare quel rigore a un altro giocatore. Intanto per il numero dei gol segnati. Secondo perché il giocatore più in forma del Palermo, più in palla e quindi quello che più può risolvere le situazioni. Perché sai, quando tu sei in forma sei baciato anche dalla fortuna. È così. Quindi regalare o dare un rigore a un'altra persona solo perché è bravo o solo perché è un grandissimo un amico è quantomeno sospetto di esperienza. Non ti dico che l'abbiano fatto in mala fede perché non esiste, è chiaro che tutti dicevamo... Speriamo che questo segni, però se tu ti ricordi... Tu l'hai detto prima. Tu hai visto che Vasquez si stava posizionando e hai detto ma perché segni? Perché Vasquez? Tirando Vasquez? Perché avevo paura proprio che l'emozione o comunque qualcosa potesse attanagliare proprio Vasquez che alterna momenti straordinari ad altri momenti diciamo meno brillanti, al contrario di Dybala che invece in questo momento è il vero è il vero protagonista del Palermo. Tanti sono i messaggi che arrivano per te ma li leggeremo strada facendo, sì. Rispondiamo prima di tutto alle telefonate, quindi pronto chi è in linea? Buonasera, io Roberto. Buonasera Roberto. Buonasera, volevo semplicemente dire che secondo me per quanto riguarda il rigore non tirato da Vasquez, se c'è non tirato da Dybala, potrebbe anche essere il fatto che lui abbia subito il fallo e quindi diciamo non se la sentiva in quel momento lì. Perché credo che comunque in altri sport chi subisce il fallo non tira il rigore, quindi non condannerei insomma questo episodio in maniera eclatante, ma quello che ritengo dover sottolineare è l'errore dell'arbitro. Il fatto che, dico io, per esperienza avevo giocato a pallone e adesso faccio l'arbitro, dico ai nostri livelli, quindi a livello dilettantistico, se facciamo un errore di questo veniamo contestati tantissimo. Mi fa piacere. Rischiamo anche abbastanza grosso per quello che è l'ambiente palermitano. Mi fa piacere che queste espressioni e queste puntualizzazioni arrivino da Roberto, che è uno che fa l'arbitro e quindi sa bene qual è il valore di un intervento rispetto a un altro. Sì. Detto da un ragazzo che vede la situazione con molta umiltà e con molta chiarezza, ancora una volta è più si capisce come abbia sbagliato. Un arbitro che non può sbagliare a quelle altezze, gli arbitri non può, si dice ma l'errore è umano, sì ma l'errore è umano, 45 persone in campo per vedere un'azione, ma attenzione, non è possibile, quindi non soltanto l'errore, però Roberto per quanto riguarda il fatto che non tira chi fa il fallo, se tu subisci un fallo
grave, io lo posso capire, ma lì il problema non era, secondo me, del fallo, tant'è vero che Dybala, c'è una dichiarazione di Dybala a fine partita, e Dybala non dice io stavo male e ha tirato Vasquez. Avesse detto questo, tutto sarebbe andato a posto. No, invece ha detto, ma non lo poteva dire perché non era del vero, perché poi abbiamo visto farlo continuare una partita in una maniera... Da ragazzino leale ha detto, io avevo fatto già gol, era giusto che ne facessi uno, no. Vasquez, sul 7-0, ma non sull'1-1. Esatto. Intanto ti leggo Fabrizio che ci dice, secondo me i migliori sono stati Dybala e Maresca, i peggiori Barreto e Vasquez, che non doveva appunto calciare il secondo rigore. Rispondiamo alla telefonata, pronto, chi è in linea? Sì, sempre io, Roberto, volevo dire un'ultima cosa, sì. E poi concludo. No, no. Secondo me, dico, c'è il rosso diretto perché è una chiara occasione da gol, quindi neanche il giallo doveva dare. Poi abbiamo visto ieri, per esempio, in Milan, che anche il direttore di gara ha fatto un errore di questo, doveva uscire il cartellino, il secondo, e dare l'espulsione, invece è uscito direttamente il rosso. Qua c'è un errore invece al contrario. Roberto, io in diretta ho preso questa posizione e ritengo, senza dover vedere nuovamente il filmato, ritengo di essere nel giusto. Io ho detto che era un'espulsione da rosso. Perché... No, ma attenzione, io non l'ho vista la partita, io mi sono fidato a quello che voi avete detto. No. Che voi avete detto, se c'è una chiara occasione da gol è assolutamente rosso diretto. Assolutamente sì, davanti alla porta. Se io sto andando verso la porta, anche se un giocatore sta per rinvenire, ma sono nei 6-7 metri, voglio vedere insomma se non è un'occasione da gol questa qui, ragazzi. E poi l'ultimo uomo pure, tra l'altro. Appunto, come mi sembra assurdo, proprio parlo con uno del mestiere, mi sembra assurdo che ancora il calcio non copi da altri sport, per esempio come il rugby, che un fallo antisportivo va sanzionato in maniera pesante e pesantissima, perché se tu tiri e un giocatore si mette a terra con le mani così a respingere il pallone, quello è un comportamento talmente antisportivo che io non ti posso tenere in campo. Cambino il regolamento, sì, mettono 10 minuti di sospensione. Non puoi interpretare tu una cosa che è una regola, ecco quello. Dico, okay. Non puoi dire sì, mi sembrava un fallo di gioco normale. Non mi sembra questa la... Comunque vi saluto e forza Palermo. Grazie Roberto. Grazie Roberto. Allora ne approfitto per leggere qualche messaggio, Salvatore, sì. Perché ricordiamo che al 338-5882-888 noi riceviamo tutti i vostri messaggi di WhatsApp. L'animo del Palermo ricalca secondo te la personalità di Iachini? Sì, sì. Come l'anno scorso in Serie B, io te l'ho detto poco fa, questo è un Palermo che ha un'anima, un Palermo che ha un cuore, un Palermo che sa battersi, è lo stesso Palermo della Serie B, è un Palermo che ha ottenuto 13 punti, ragazzi, l'unica cosa da fare è dargli credito. Un'altra domanda per te, ma Machino, perché Iachini non lo convoca in rosa? Diciamo che una risposta l'hai già data un po' sì, però, al processo. Però non so se tutti l'hanno sentito, devo dire la verità che nemmeno Bamba era fra i convocati, e allora Bamba, Machino, sì. Io ritengo... non penso di andare lontano, però se la società ritiene di chiarire in un'altra maniera siamo pronti. Ma per me c'è una spaccatura completa. Iachini ha dato l'ok per giocatori come Chocev, Quaison, che aveva visto in DVD, aveva controllato personalmente. Li erano scelti lui? Non scelti lui, gli erano stati consigliati, lui li ha visti e li ha accettati. E ha sempre detto, da spezzoni di partita di DVD o da un DVD, da partite viste in DVD, eccetera, si vede subito se un giocatore può essere plasmato o meno. Lui aveva dato l'ok per Chocev e per Quaison. Ritengo che lo stesso non sia per Gonzalez. Sì. Ritengo che lo stesso non sia accaduto per Bamba e Bakinok, che invece sono stati gli acquisti che ha operato Franco Ceravolo e che secondo me ha pagato pesantemente con il, tra virgolette, licenziamento che ha operato Zamparini nei suoi confronti. Sono d'accordo con te quando parli di questa spaccatura, però ricordiamo che in ogni caso Iachini non è stato un allenatore che ha messo un muro davanti a questi elementi da lui non scelti o da lui non visionati, perché hanno avuto le loro possibilità. Bamba anche più di Machinoc, ma anche Machinoc ha avuto la sua possibilità di giocare in campo. Cioè, non è stato uno di quei giocatori messi fuori rosa, non è tenuto in considerazione, assolutamente no. Non concordo, hanno reso, quindi concordo. Più di questo. Ma anche oggi, per esempio, ha fatto giocare Vitiello, nessuno se l'aspettava, però improvvisamente dal suo cappello esce un giocatore che è stato poco considerato, come dire, attenzione, c'è posto anche per te. No, Iachini, quelli che lui ritiene all'altezza della situazione e all'altezza della causa, stai tranquilla che in una maniera o nell'altra vanno sempre la loro chance.
Va bene, Salvatore, altra domanda per te. Secondo te qual è il problema di Barreto? Perché Barreto continua a giocare male? Ma io questa mi sembra un po', non dico una favola, però un'esagerazione, sì. Perché non mi pare che Barreto abbia giocato oggi una partita... Male, no. No, assolutamente. Io prometto a tutti, perché lì magari ero distratto dalla conduzione della trasmissione, ma siccome l'affermazione è pungente nei confronti di Barreto, prometto a tutti di guardarmi la partita con grandissima attenzione, perché a me è sembrata una prestazione nelle sue corde, insomma. Sì. È stato sempre attivo, è stato sempre uno che ha portato acqua al mulino. Del resto Barreto è questo, un giocatore di quantità, con però un contenuto di esperienza, di sicurezza superiore alle aspettative. È lo stesso discorso di Migliaccio, che noi abbiamo un po' criticato, eccetera, nel finale nell'ultimo pezzo di partita, nell'ultimo pezzo di campionato, che poi invece è finito nuovamente in Serie A. Ti leggo un messaggio di Luigi Ferruggia che scrive: purtroppo con l'Udinese siamo storicamente sfortunati, li abbiamo presi a pallate e sono un punto difficile da digerire. In ogni caso, forza Palermo. Storicamente no, perché purtroppo, per questione di età, ricordo un 61-62 in cui il Palermo, però attenzione, lo ricordo perché ci furono 5 vittorie di fila che sono state eguagliate solo nel corso della gestione di Zamparini, per cui è stato un record che il Palermo si è trascinato dietro per tantissimi anni. E in quell'occasione un Palermo che non aveva meritato tantissimo, che era rimasto in una giornata da tregenda tutto il tempo a difendersi, segnò all'ultimo minuto in contropiede con uno svedese addirittura. Beh, allora storicamente Morrison, per coloro che hanno insomma una memoria un po' più recente, sì, storicamente sfortunato. Per quelli che hanno una memoria più recente, storicamente sfortunato. Io ricordo il 5-1, il 7-0 e il 3-2 che ci ha portato in Serie B. Ci ha condannato alla retrocessione, vero. Rispondiamo alla prossima telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto, buonasera, ciao Giorgia, ciao Salvatore. Ciao, prego. È la seconda truffa che vengono a fare a Palermo. La prima l'ha fatta la Sampdoria, la seconda l'ha fatta l'Udinese. Oggi c'era pure il palo, perché l'arbitro è stato il palo e il complice di questa grossa truffa. Comunque, malgrado questo, una squadra che ha giocato con molto cuore, un basket che io trovo stanco. Secondo me è stanco e non può dare continuità al suo gioco. Per quanto riguarda Benotti, invece, ritengo che ancora sia acerbo e ha da imparare molto, soprattutto sul possesso palla. Grazie. Visto, le opinioni sono molteplici, però tutte si incastrano fra di loro, perché in effetti... L'osservazione su Vasquez potrebbe essere correttissima, cioè Vasquez dà l'impressione ogni tanto di essere stanco. Allo stesso modo Belotti è un giocatore che Iachini fa entrare negli ultimi 30 minuti, distribuisce in maniera oculata. Non penso più, per l'infortunio che ha avuto la scorsa stagione, che pure è stato un infortunio assolutamente pesante, quanto per il fatto che anche lui abbia... Non dico come quei sono Ciocet, però che anche lui abbia bisogno di essere adattato ad un campionato che per lui è assolutamente nuovo. Non dimentichiamo che Belotti sia un esordiente. E poi questi ragazzi, è vero, sul piano tecnico devono imparare anche un migliore impatto col pallone. Su questo sono d'accordo. Lo stesso di Bala, che pure ha una classe immensa. Certe cose si acquistano con l'esperienza anche. Michelangelo ci scrive: petizione popolare, Salvatore, diciamo stop alle punizioni e ai corner tirati da Barreto. Tante le critiche su Barreto, devo dire. Ecco, forse questo ha fatto diciamo mettere di malumore i tifosi nei confronti di Barreto. Anch'io, devo dirti la verità, non sarei per far battere uno come Barreto, perché Maresca, per esempio, Dybala non ha avuto un'opportunità, eppure c'ha un piedino che non è niente male. Io ho visto fare dei gol su punizione anche ai tempi dell'istituto, che erano veramente molto, molto belli. Cioè, io lì varierei molto, anche per non dare un punto di riferimento agli avversari, che sanno dove e come piazzarsi, perché tira sempre Barreto.
Assolutamente sì, Salvatore. Ci parlano anche del gol preso i primi 4 minuti di Terò e dicono l'ennesimo gol preso da calcio piazzato. Perché? Perché? Perché sui calci piazzati bisogna avere dei sincronismi perfetti che la squadra prova e riprova in allenamento. Da questo punto di vista ti posso assicurare che Iachini è maniacale, lo ha confermato anche Quaison, uno dei ragazzi, ha detto che ha una testa dura e che è uno che vuole entrare in tutte le situazioni e vuole e trova sempre il pelo nell'uovo, per cui sì. da un punto di vista di preparazione stai tranquilla che non, però poi queste cose bisogna tradurle in campo, e traducendole in campo poi ci può essere il momento di smarrimento da parte di un difensore, ci può essere la disattenzione e si possono quindi creare i presupposti perché uno prenda gol. Però dico, un infortunio ci può stare, ma il Palermo ha abbondantemente mostrato che poteva benissimo superare quell'ostacolo se non avesse avuto un arbitro non all'altezza della situazione. Altro messaggio: quanti pareri negativi che leggo in giro. Adesso sento dire anche che Vasquez è stanco. Fino a qualche settimana fa segnava ed era bravo, ora non serve più. Ricordate Palermo-Chievo quando stava per venire giù lo stadio dopo un'azione in velocità? Vi è sembrato un giocatore stanco? Ma finiamola di criticare solo per un rigore sbagliato. È assurdo. No, Vasquez non va criticato per il fatto del rigore sbagliato, perché quello lì fa parte della dinamica del gioco. Lì il problema non è assolutamente il rigore calciato da Vasquez in quanto... Però è un Vasquez diverso, possiamo dirlo, dalle ultime due partite? No, io voglio dire che Vasquez è Vasquez, bisogna accettarlo, non ha la velocità di Dybala, ma ha colpi di genio incredibili. Ma nessuno mette in discussione il Palermo. Attenzione, noi abbiamo detto che il Palermo ha mostrato cuore, ha mostrato generosità e voglio aggiungere, ha mostrato gioco e ha mostrato buone qualità in tutti i suoi giocatori. Poi che Maresca sia nel finale era un po' stanco, che Vasquez abbia fallito il calcio di rigore e che comunque in certi momenti, cioè un fantasista non è mai al 100% l'attenzione generale, ha momenti in cui rifiata e quindi può anche assentarsi dal gioco. Io non dico assolutamente che il Palermo va criticato, il Palermo sì. Non va criticato, assolutamente. Il Palermo, ho detto che è nella parte sinistra in condominio con altre squadre della classifica e ha tutto il diritto di avere i consensi e la fiducia da parte della gente. È tutto il contrario quello che dico io. Vasquez oggi ha sbagliato il calcio di rigore e ci può stare. Quello che non ci può stare è, fin tanto che la dichiarazione ufficiale è questa, che un giocatore regali a un altro giocatore un calcio di rigore. Questo non ci può stare. Arrivano finalmente le dichiarazioni di Beppe Iachini, che ha parlato bene in conferenza stampa. E dopo due rigori presi a favore di una partita non succedeva da tempo. Se il primo è stato tirato in maniera perfetta da Dybala, non si può dire la stessa cosa per il secondo sbagliato da Vasquez. E Beppe Iachini dice: il primo rigorista è Paolo Dybala. Nella seconda circostanza non se l'è sentita, forse perché pensava di poter essere prevedibile. Noi stiamo qui a commentare perché lo ha sbagliato Vasquez. Se l'avesse messo in rete invece non avremmo detto nulla. Questo, se posso darti il mio di pensiero, Salvatore, è l'ennesima conferma che Paolo Dybala ha fatto tirare questo rigore a Franco Vasquez per una carineria amicale tra i due. Scusami, Beppe Iachini lo vuole semplicemente giustificare, secondo me. Beppe Iachini dice un forse e dice una cosa che non è mai valutabile. Il primo rigorista perché con i sei e con i ma non si fa assolutamente la storia. La storia si fa con i fatti. Lui dice che il primo rigorista è Dybala. Allora okay. Il rigore toccava a Dybala. Poi lui dice forse. Nella seconda circostanza non se l'è sentita, forse? Forse non se l'è sentita. Vuoi prendermi le dichiarazioni di Dybala, per cortesia? No. Perché forse io non ho capito bene. Dybala invece dice, ho fatto tirare... No, leggiamole, perché altrimenti la gente può dire, ma di che cosa stanno parlando questi signori, no? Ti sto prendendo nuovamente le dichiarazioni di Dybala, che parla dei tre punti. Sul rigore posso dire che, avendo tirato io il primo, era giusto che calciasse Franco il secondo. Basta. Quale e allora Dybala non ma dice... Ma sotto quale punto di vista? Iachini dice, Dybala era il primo rigorista e quindi i rigori toccano a Dybala. Okay. Dybala dice invece che vuole... che non era giusto tirare l'altro rigore, no, era giusto che lo tirasse Franco. Che lo tirasse Franco. E qui
casca l'asino. Ma era giusto, esatto. Adesso il quadro è chiaro, è completo, e purtroppo devo dire al ragazzino che è stato inesperto. Stato ragazzino. L'altra volta deve prendere il pallone, lo mette lì, poi se sbaglia non c'entra. Questo, caro Beppe Iachini, con i sei ma non costruiamo niente. Sbaglia Dybala, non ha importanza, ma è la logica che ti dice che deve tirare Dybala. Poi tutto è affidato a ben altre cose. Continua dicendo: con il rosso a Badu avremmo sicuramente vinto la partita. Questo non è lo vero. Sappiamo. Pensiamo al telespettatore e poi... Assolutamente. Così... Rispondiamo alla prossima telefonata, quindi. Pronto, chi è in linea? Sono Filippo. Ciao Giorgia. Buonasera, Salvatore. Ciao Filippo, prego. Volevo fare una piccola considerazione. Questa del rigore non è la prima volta che succede. L'anno scorso in Serie B non mi ricordo quale partita, però Dybala, che doveva essere il rigorista, non batté il rigore, lo batté Maresca e l'ha sbagliato. Semplicemente questa considerazione, grazie. Grazie a te. Sì, Filippo, però qui c'è una profonda e ancora... profonda. Differenza. Maresca era l'anima della squadra l'anno scorso. Era un giocatore che dall'altro dei suoi 35 anni poteva dire al ragazzino di turno: lo tiro io. È diverso, è un giocatore che prende una responsabilità dall'alto di una fiducia che l'allenatore gli dà, e per cui è sempre sbagliato, e anche l'anno scorso abbiamo detto che era sbagliato, perché sì. il capitano, non si può prendere il lusso di cambiare le gerarchie dell'allenatore, però c'era una logica. C'era un'altra logica. Quest'anno la situazione è peggiore, anche perché Dybala ormai... 21 anni quanto vuoi, ma è l'uomo del Palermo, cioè sei l'uomo della tua squadra, non sei il capitano ma sei l'uomo, devi gestirti, e le tue dichiarazioni fanno credere ancora di più che non sei all'altezza ad oggi di essere l'uomo del Palermo. No, non all'altezza, che sei ancora un ragazzino, come giusto che sia, dall'alto dei tuoi 21 anni, capita a tutti insomma, ed è giusto e normale che ci siano dei tempi di maturazione. Ed è il discorso che fa Iachini a proposito di Quaison, a proposito di Ciocev, a proposito di quei giocatori che ovviamente provengono da campionati diversi e proprio per questo hanno bisogno di impegnarsi, di adattarsi, di capire qual è l'intensità e la fisicità del calcio italiano e quindi di progredire. Da questo punto di vista, assolutamente, Dybala ha il suo diritto di sbagliare per gioventù, ci mancherebbe altro, no? Vorrei avere i suoi 21 anni per sbagliare, ancora non li ha fatti perché li farà fra pochi giorni, per sbagliare come... Però spero che si renda conto, che non la prenda troppo alla leggera. No, ma Dybala è un professionista straordinario, da questo punto di vista ti posso dire che Dybala è un professionista veramente eccellente, per cui avrà capito la lezione e la prossima volta tirerà il calcio di rigore. Speriamo, ti leggo dopo le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni, sì. Ma prima rispondiamo alla telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Pronto, sì. Sono la signora Mazzola, Pina Mazzola. Sì, prego. Allora, io volevo dire una cosa, anche se insomma sono una persona anziana, ho 73 anni, però ho seguito il Palermo da quando sono nata. Voglio dire una cosa, non so se è sbagliata. Se Dybala ha fatto fare il rigore, ha fatto tirare il rigore alla sua mamma, al suo giocatore, se noi fossimo stati, diciamo, 3-1, ci poteva stare. Ma siccome stavamo 1-1, penso che insomma dovevo essere sicuro che lo chiamasse, insomma, che lo tirasse lui. Solo questo voglio dire. Grazie. Palermo, sono una grande ammiratrice del Palermo, anche della vostra trasmissione. Grazie mille, grazie. Grazie sia per la risposta, che secondo me calza a pennello, per la domanda. Dichiarazione, insomma, e sì anche per il fatto di essere nostra ammiratrice. E poi è la prima donna che chiama l'antipatico. No, non è vero, hanno già chiamato. Donne? No. Sì, hanno già chiamato, è la tua memoria. La mia memoria la vacilla, perché sei, però in ogni caso stai invecchiando. Sto invecchiando anch'io, però in ogni caso. Però mi piace donne. Quello che ha detto questa signora, perché ha afferrato benissimo lo spirito del gioco del calcio, cioè tu certe cose in amicizia, in affetto le puoi fare quando hai il risultato in pugno. Ci sono delle partite in cui tu vinci 3-0, 4-0 e cerchi di far segnare un giocatore perché hai il record a portata di mano. Allora lì sì, lì devi fare di tutto, è anche giusto. È anche bello che tu possa scrivere una pagina di storia, ma nel momento in cui devi vincere la partita, una signora che ha l'esperienza giusta dice: prima portiamo a casa la frutta e poi... E poi si pensa a tutto il resto. Stramaccioni, durante appunto la fine della partita,
parla del Palermo e dice: io il Palermo credo sia una delle squadre più in forma del campionato, e Ndibala e Vasquez hanno due giocatori di grandissima prospettiva, e poi davanti il loro pubblico hanno sicuramente una marcia in più. Unica cosa che avevo rimproverato ai miei ragazzi era che non dovevamo smettere di giocare, e credo che nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti con Allan e Muriel. Ma ovviamente poi il Palermo sulle palle inattive è stato molto pericoloso, e penso dunque che il pareggio sia giusto, ma facciamo i complimenti ai nostri avversari. Lo commentiamo dopo, perché sì, ha speso delle belle parole per quanto riguarda, cioè, sul Palermo. Rispondiamo al tifoso. Pronto, chi è in linea? Pronto? No. Ah, vabbè. Riprendiamo dopo la sì, telefonata. Sì, tanto brevemente ti dico che a me Stramaccioni non piace tanto, perché mi è un po' antipatico, visto che è per la trasmissione giusta, insomma, sembra il dottorino, quello che sa tutto, eccetera. Tutto eccetera. Io. Però in queste dichiarazioni devo dire che mi levo una fetta di antipatia, no? Perché ha detto delle cose assolutamente giuste, praticamente ha confezionato un abito su misura per il Palermo, perché la partita è andata così. L'Udinese ha smesso di giocare, l'unica squadra in campo era il Palermo. Peccato, perché abbiamo regalato e buttato via due punti. Assolutamente, Salvatore. Intanto che aspettiamo di ricevere la telefonata del tifoso che è uscita, ti ho già detto dei messaggi, ce ne sono tanti altri. Qua tutti su Vasquez, ovviamente, che te lo dico a fare. Fabrizio ci scrive: ci sta che Vasquez calci il rigore concordato con il compagno o l'amico. Il problema è che Vasquez ha sì un grande talento, ma è poco cattivo in fase conclusiva. Bisogna lavorare su di lui, su questo aspetto. Beh, certo, questa è carina, è detta anche bene, insomma, ci può anche stare. Basta cercare anche in casa i sostituti di Pisano e Bolzoni con i piedi migliori, e vedrete che la squadra volerà. Questi due giocatori li vedono. La squadra comunque vola già adesso, e comunque l'esperienza e l'agonismo di questi due giocatori è assolutamente fondamentale. Assolutamente. Salvatore, ci chiedono ancora, perché sanno che tu sei molto vicino magari alla squadra, alla società, per il lavoro appunto che svolgi, la situazione contrattuale. Quanto pare sì, allora, la situazione contrattuale è chiara. Il Palermo ha offerto a Barreto un contratto che non è nelle corde dell'ultimo contratto firmato dal giocatore. Mi spiego: se il giocatore guadagna 10, il Palermo gli ha offerto la metà, 5 o addirittura un po' meno, però per tanti anni, per esempio 5 anni. Se tu consideri l'età di Barreto, significa chiudi la carriera a Palermo, hai uno stipendio, una tranquillità economica assicurata. Per ora Barreto non è d'accordo su questa situazione, ecco perché non si riesce ad arrivare ad una conclusione. Per quanto riguarda Mumius, ci sarebbe l'adesione del giocatore ad un rinnovo con il Palermo, con un piccolo ma: probabilmente tentato da qualche sirena, e cioè il procuratore, il giocatore vede un momentino se per caso non c'è una grande squadra, e poi invece secondo me finirà per firmare col Palermo, mentre il Palermo sta facendo un corso accelerato per chiudere con Vasquez e con Dybala, ovviamente per garantirsi il loro futuro. Assolutamente. Salvatore, spegniamo proprio due paroline per quanto riguarda il prossimo match dopo la pausa contro il Genoa. Quali sono le tue impressioni? Non ti chiedo pronostici questa settimana, sono buona. No, io devo dirti la verità, io sono andato vicino al pronostico, perché ho detto 2-0, e questo 2-1 mi avrebbe reso giustizia, perché quel gol segnato all'inizio di partita non l'avrei nemmeno considerato. No, siamo ottimisti sotto questo punto di vista. Peccato. No, più che parlare di Palermo-Genoa, che ancora ci sono 15 giorni, 14 giorni di tempo, 15 perché si gioca di lunedì, sì, 15, io ti 15. Dico che la cosa più bella sarebbe stata quella di affrontare queste due settimane con un'altra vittoria, la terza vittoria di fila. Però attenzione, in fondo è come se il Palermo avesse vinto, perché esce con l'onore delle armi, non solo, ma esce con una grande considerazione di squadra ritrovata, e come dice Stramaccioni è la squadra più in forma del campionato. Va bene, Salvatore, ti ringrazio, ringrazio i nostri tifosi, i protagonisti, ringrazio tutta la regia e la redazione che lavora per noi. Noi ci rivediamo tra 15 giorni, prima con contropiede sicuramente per il prepartita e per commentare tutto il resto, e poi con il processo in diretta che andrà in onda di lunedì, orario serale, perché faremo giocare. Se non ricordo male, perché tutto a memoria. Se non ricordi male, assolutamente. Quindi siamo in chiusura, buon pomeriggio Salvatore, buon pomeriggio a tutti. Buona serata a tutti.